Buongiorno amici, in questo giorno insieme andremo a caccia di Big Bass. Oggi è marzo, giornata di riscaldamento, un po' di venticello, sta arrivando una piccola perturbazione e oggi siamo qua alla ricerca e a caccia di qualche super big. Let's go! Ok, prepariamo qualche cosetta. Allora, oggi vorrei fare selezione sicuramente, quindi acqua trasparente, un bel giarcone per vedere di stimolare qualche pesce in più, questo sicuramente. Poi mi sono portato swim bait, vedete, sia soft che hard. Mi sono portato anche una glide, adesso vediamo quale utilizzare in base alle condizioni. Se c'è un po' di vento andrò con le soft, se invece c'è un po' meno vento andrò con le glide. Andiamo a fare un bel nodo. I nodi oggi sono importantissimi, perché se prendiamo un pesce grosso deve essere tutto perfetto, non si può sbagliare niente. Non basta attaccarlo il pesce grande, ma bisogna anche tirarlo in barca. Andiamo alla glide. Oggi non c'è ancora vento, anche se vedo una piccola brezzolina che sale. Altra esca secondo me clamorosa in questo momento dell'anno è il chatterbait. In questo caso monto un chatter da mezz'oncia di un colore per acque limpide. Mi piace moltissimo questo colore per diverse attivazioni. Primo, perché mixa dei colori naturali che a me piacciono molto, quindi questo purple, questo green pumpkin sopra con qualche flake verde, tutti i colori che in acqua trasparente vanno molto bene, e soprattutto con la palette dorata. A me piace molto la palette dorata in queste condizioni, perché fa meno flash e fa uno specchio in acqua più dorato, tipo carpa, tipo piccolo ciprinide del lago. Dietro ho messo un trailer, uno skip shed. Questo è il chatterbait di Ten Feet Under, un chatterbait che costa soldi ma rende veramente tantissimo. Questa extra palettina che c'è qui, che è veramente molto bella, c'è anche un po' di anti-alga che funziona veramente tanto e aiuta a incagliarsi molto meno. Un amo veramente grosso ed è il Laddi di Ten Feet Under, con dietro lo skip shed di un colore abbinato perfetto, anche questo green punk con i flake verdi, una combo strepitosa, con 65 mhg di full range. Il jig non manca mai. Per me il jig non manca mai. Provo un colore naturale, ma poi sicuramente monterò il nero, perché il nero è un colore che mi piace tanto. Quando inizierà a salire un po' il sole, il nero è un perfetto, con i pesci leggermente più in profondità. Jig con rattling. Adoro i jig con i rattling. Tutti i miei jig hanno rattling e ami giganti. Veramente grossi. Poi mi porto due cani da spinning, una con uno skip shed da skippare sotto le cover, e poi una classica canna montata walkie con una testina piombata dell'ODZ da un sedicesimo, a cui andrò a mettere un vermetto di G-Cac probabilmente per pescare qualche pesce a vista. Parto swim di gomma, c'è un pelo di vento, color della swim tra medio trasparente, quindi voglio vedere se mi esce qualche mostro. Il lago secondo me ha un livello leggermente più basso, come ormai tutti i laghi qui del nord Italia. Mancano circa 20 cm d'acqua, circa 3, forse un pochino di più, però comunque il pesce me lo aspetto vicino a riva. Sto pescando una zona profonda con di fianco alberi, un po' di cespugli e sassi soprattutto, che sono una vera calamita per il bass in questo periodo dell'anno. Recupero medio lento con qualche cercata, vediamo se riusciamo a ingannare un qualche monster fish. Ok, sono passato al jig, ho visto inseguimenti con la swim, uno l'ho slamato e ora provo a jig, perché con la swim rischio a volte di slamare qualche pesce in più, invece col jig ho una bella ferrata, bella sempre. Bello spot qua, alberi misti sassi, perfetti per questo momento di prefrega. Provo a lanciare in quella zona dove ci sono un po' di sassi e un po' di... c'è un albero lì. Ce l'ho. Slamato, mangiano corto. Sono un po' apatici. Anche sulla swim mangiavano corto. Non sicuro fosse una mangiata. Magari ho sbagliato io, la sensazione. Molto carico, se ho voglia di prendere pesci belli, soprattutto in questi posti con acqua super trasparente. No, era un albero,
Ora ce l'ho. Ce l'ho. Bello, molto bello. Super pesce. È gigante. Raga, è gigante. Mostruoso, mostruoso. Non saltare. Non saltare. Raga, è gigante. È veramente enorme. Ho preso un adesso l'ho peso e ci sono altri pesci che mi seguono il belly tutto il tempo. Raga, oggi video sul Big Bass e il Big Bass è uscito, è gigantesco. 3,04 kg. Mamma mia, la seconda pesata dice 3,1 kg. Facciamo una media. Mezz'oncia nero, Freedom Tackle, Baby Pacca, Monster Fish. Yeah! Sì! Non so che cavolo è venuto in telecamera, non lo so. Raga, è incredibile. Sono emozionatissimo e sono anche molto contento di averlo preso con un'esca che a me piace moltissimo, che è il jig. Sono veramente felicissimo di aver preso questo pesce, tra l'altro di una mangiata bellissima. Non avete idea della mia felicità in questo momento. Ora vado avanti, faccio un po' di pesche di ricerca e vado alla ricerca di qualche pesce con la swim e poi vediamo un po' cosa succede. Scusate raga, ma sono veramente emozionato. Cioè, adesso quando andrò a guardare le pulsazioni sul mio Quatic 7 di Garmin, che mi tiene tutte le ansia e le palpitazioni che mi arrivano durante la cattura, vi garantisco che sarà un'emozione incredibile. Altra esca che mi piace molto in questo periodo dell'anno è il chatterbait, esca secondo me molto molto polivalente, che ci permette di battere molta acqua. E ora proverò a battere un po' d'acqua, c'è un po' di venticello, ho visto un po' di pesci in giro e volevo vedere se mi mangia un qualche pescione. Ho visto solo pesci belli girare, solo pesci sopra il chilo, un posto veramente incantevole, con acqua super trasparente. Notate sia un pochino fredda perché l'acqua è 10-11 gradi, quindi insomma vedremo un po', vedremo un po'. Sto pescando a chatter, non tanto grande, un trottavi, per stare un po' alto, per vedere questi pesci, di catturarli all'ombra. È importante pescare queste zone qua dove c'è sole, però c'è l'ombra vicino a riva. Il pesce sta lì perché è in zona di caccia in quel punto, quindi l'acqua è un pochino più calda, visto che comunque siamo a marzo, non siamo in un periodo dove c'è l'acqua già calda, quindi il pesce sicuramente tende a stare un po' nelle zone soleggiate perché l'acqua diventa più caldina, però poi tende a stazionare nelle zone di ombra perché lì è una zona di caccia, un punto di partenza per i suoi attacchi. Big guys, big. Altro bel pesce. Chatter stavolta. Che non si slami. Super pesce, ragazzi. Altro mostro. Molto bello. Vadino. Vadino, vadino, sì! 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 Super pesce a chatter! Super pesce a chatter, ragazzi! Super, ve lo faccio vedere! Questo è un mostro gigantesco, ragazzi! È un mostro enorme! Un pesce gigantesco! Non riesco a tenerlo in mano! È un mostro, raga, col chatterbait.
a chatter, incredibile, un pesce mostruoso. Che giornata, che giornata, raga, che giornata. Non ci credo ancora, non ci credo ancora, incredibile. Raga, il mio nuovo record personale, 3,4 kg. Raga, io non ho veramente parole. Non ho parole, ragazzi, è veramente un'emozione incredibile battere il proprio record qua con voi, insieme, dopo tanto tempo di video insieme. Prendere il pesce più grosso in Italia qua con voi è incredibile. Ragazzi, veramente non so cosa dirvi, è una cosa incredibile. Sapevo che qua è un posto da mostri, però me l'aveva detto, vieni che qua batti il tuo record, vieni che batti il tuo record, ma fino a che poi non ce l'hai in mano, non ce l'hai nel guadino, non lo puoi capire, è una cosa che non puoi capire, no? Quindi sono veramente scioccato, raga, non so cosa dirvi. Veramente. A chatter, tra l'altro, un'esca di reazione, ha fatto una mangiata strepitosa. Quando l'ho visto nero che mi ha seguito, ho detto questo è grosso, però non pensavo che fosse così grosso. Nonostante fosse pesante, non stava nel guadino, quindi cosa dirvi, raga, veramente una soddisfazione incredibile, una soddisfazione enorme. Sono anche contro sole, fregatemene di quello che sto facendo e dicendo, ma sono veramente scioccato. Grazie a tutti voi che mi seguite sempre, tutti i giorni, sui social, ovunque, incredibile. Ok, raga, provato a cambiare, prova swim, una glide, vediamo cosa succede. Un glide che sta abbastanza a galla, perché comunque i pesci li ho visti un po' in superficie, quindi voglio vedere che atteggiamento hanno anche con una swim bait di questo tipo. Ciao! Mangiata a galla, incredibile, con la swim ferma, bello. Bel pesce, bello, bello. Yeah, un altro pesce gigante. Altro pesce gigante. Mostruoso, super pesce. Non slamarti. Pescione, pescione. Pescione, pescione. Pescione, pescione ancora. Pescione ancora. Raga, io non so più che cosa dire, non so più che cosa dire. Incredibile, una giornata incredibile, veramente una giornata, non ho parole, sono scioccato da questa giornata incredibile, con 3 catture gigantesche. Altro pesce ben oltre i 2,5 kg. Adesso guardiamo se la bilancia cosa dice. 2,6 kg. 2,6 kg. Guardate che pesce bellissimo, ragazzi. 2,6 kg. Un pesce meraviglioso. Mai pesato tanti pesci in un giorno come oggi. Irreale. Un altro pesce enorme, super release. Ciao caro, grazie. Ciao mostrone.
raga, proseguiamo. Veramente ho poche parole da spendere oggi per questa giornata incredibile in belly boat. Vado avanti, niente, pesco ancora, sono le 4:30 di pomeriggio e vediamo cosa succede. Il pesce più grosso, una jig, una chatterbait e una glide, quindi tutte e tre esche che in questo periodo vanno molto bene. E insistete tantissimo in questo periodo perché è un periodo di big bass, soprattutto in queste giornate molto calde, lunghe, calde, con tanto pesce che può attivarsi da un momento all'altro, anche mostri. Quindi io vado avanti, let's go. Ce l'ho! Altro super! Incredibile! Altro pesce incredibile! Impressionante! Incredibile! Incredibile, ragazzi, non ho parole, incredibile! Senza parole! Altro pesce sopra i 2,5, un mostro! Vieni nel guadino! Sì! Altro gigante. Ancora swim. Altro gigante. Altro tozzone. Pesce enorme. Guardate che pesce, raga. Incredibile come in Italia ci siano questi pesci. Questo preso a swim, tutti in una giornata. Ora lo pesiamo anche lui. Sono veramente scioccato da questa cosa. Incredibile, ragazzi, incredibile. Guardate che pesce. Questo è un altro pesce intorno ai 3 kg. Mostruoso. Ora lo pesiamo. Tutto giusto oggi, il tempo, tutto perfetto, quelle giornate incredibili che ti succedono una volta nella vita. Non ci posso credere. Un altro pesce sopra i 3 kg. 3,07 kg. Vi faccio una foto, così poi ve la faccio vedere. Allucinante. Release. Di un pesce a 3 kg. Ciao caro. Ciao ragazzi, sta finendo probabilmente la più bella giornata di pesca della mia vita. In Italia senza dubbio, in America mi è capitato di prendere tanti pesci grossi, ma fatta in Italia è un'emozione incredibile. Quindi sicuramente oggi è la giornata di pesca, cioè nel senso dove ho preso i pesci più grossi nella mia vita e soprattutto tanti, che comunque fare una serie di pesci così è, per me veramente non mi è mai successo in un giorno, quindi sicuramente per quanto riguarda le catture sicuramente. Poi ho vissuto tantissime altre giornate identiche o simili anche senza prendere tutti questi pesci grossi, ma divertendomi tanto oppure vivendo dei momenti fantastici con alcune persone. Quindi però senza dubbio una serie di catture come questa non mi era mai successa, di questa taglia, pesci veramente incredibili, e sono molto felice che questi pesci siano usciti in Italia. E già ormai da tanto tempo molti ragazzi mi chiedono: Quinta, in Italia c'è poco pesce, in Italia c'è poco pesce. Il problema è un altro, il problema è che noi abbiamo tanti pesci, ma veramente tanti, sparsi in tutta Italia e anche molto grossi. Il problema è che tanti posti, per diversi motivi, non possiamo pescarli. Uno perché sono laghi privati, altri perché sono concentrati in altre tecniche e quindi noi risultiamo invasivi tra virgolette a fare questa pesca in alcuni posti, quindi non ci viene permesso di pescare e quindi ci dobbiamo togliere delle aree e dei laghi dove potremmo invece catturare dei pesci meravigliosi. Però questa cosa qua, che in Italia ci sono pochi pesci,
non è molto vera, comunque è molto molto sottovalutata. I pesci in Italia ci sono e ce ne sono tanti e anche grossi. È che molti posti sono come questi, dove ci sono ancora questi pesci meravigliosi, cioè posti non tanto grandi, anche se questa è una cava importante di dimensioni, dove ci sono dei pesci incredibili e meravigliosi. Quindi questo è un grande spunto di fiducia per il futuro del bass fishing in Italia. Jerk time, finalmente. Big fish. Molto bello. Yeah. Big baby, big super fish. Preso con il jerk. Acqua limpida, prefrega. Jerk bomba. Veramente un bel pesce, guardate che meraviglia, che missile, corto, super ciccione. Ora lo pesiamo. Pesata in diretta. Raga, 3,100 kg, 3,111 kg, raga, pesata incredibile, super fish. È tempo che torni a casa tua, amico mio. Incredibile, raga, veramente incredibile. Un pesce a 3,100 kg sul jerk grosso, acqua trasparente, poche mangiate e tutti super big. Questo è il pesce che ho preso con la gomma. Another good fish. Vedete che roba, tirano in una maniera incredibile, ragazzi. Questo è un altro pesce enorme, veramente sono senza parole. Com'è possibile che questi pesci di queste dimensioni gigantesche, tra l'altro mangiano solo questi? Si è sdamato, cazzo, ragazzi, questo è un altro pesce gigante, incredibile, incredibile, non ho parole, veramente allucinante, ragazzi, non ho parole, non so che dirvi. Altro pesce gigante vicino ai 3 kg. L'ho sdamato, ma senza parole, non so che dirvi. Ciao amici, questa giornata incredibile è finita. Sono qua davanti al pick up, ho caricato tutto. Il mio belly è in macchina, è pronto per tornare a casa. È stata un'esperienza fantastica e sono felicissimo di averla condivisa con voi. Era tantissimo tempo che aspettavo questa avventura. Non tanto per i pesci giganti, perché come sapete io a volte manco vi dico i pesi dei pesci, perché sono, secondo me siamo arrivati a un momento in cui c'è un'estremizzazione clamorosa di questa cosa qua dei pesci giganti, pesci grandi, pesci piccoli. Io li ho pesati perché intanto me l'ha chiesto il lago, dei ragazzi che mi hanno ospitato oggi, di provare a capire che dimensione possono arrivare questi pesci, e quindi abbiamo fatto questa prova. Però l'estremizzazione dei pesci giganti, nonostante funzioni sui social e funzioni anche qua su YouTube, credo che a volte sia veramente troppo estrema, e si rischia, per estremizzare, appunto cercare di catturare il proprio personal best, di fare anche delle porcherie, cioè pescare in zone di divieto, oppure attaccare i pesci per zone non proprio consone alla nostra etica sportiva. Quindi sono contentissimo di aver condiviso con voi questa cosa e non vedo l'ora di tornare in acqua insieme con tutti voi, non solo in posti meravigliosi come questi, ma anche nei posti dove si lotta per una sola mangiata e magari anche piccolo. Grazie amici, a presto, ci vediamo sui social, vi voglio bene, ciao!